Desolazione pura. Noi questa mattina siamo usciti per fare pipì e per sgranchirci le zampe. È vero, piccolino? Buongiorno Milano, isola alle femmine, guarda che tempo, oh, ecca mancia. Una buona giornata, buon quarantena. No, comunque c'è un sacco di gente, piacere, ho voglia. Ma non è che vi faccio sapere l'isolotto oggi, va? Mi raccomando, rimanete a casa. Buon pomeriggio cari amici, come avete visto oggi volevamo cominciare con qualcosa di diverso dal solito. Vi volevamo fare vedere Isola, la volevamo vedere noi, l'abbiamo vista, l'avete vista. Questo era un esperimento per sentirci tutti vicini, però vedere Isola vuota fa veramente impressione. Che ne pensi Valerio? Sì, anche se qualche macchina in giro si vede sempre, forse qualcuno ancora non ha chiara la situazione, però sì, è un panorama notturno di giorno. Magari sono delle persone che vanno a fare delle commissioni, per esempio la persona che c'è al finale del video aveva l'autorizzazione per uscire, non era semplicemente in giro a lungomare. Vabbè, sì, sicuramente. E sì, ci siamo abituati a vedere l'isola vuota in inverno, però non siamo abituati a vederla così silenziosa, soprattutto Piano Ponente. Si sentivano gli uccellini. Hai mai sentito Piano Ponente così silenzioso? Qualche volta la mattina presto, verso le 4:30-5, si sente pure qualche uccellino, merce rara, diciamo. Intanto salutiamo anche Davide Corradengo. Ciao a tutti! Se l'avete riconosciuto c'era anche il suo balcone nel video iniziale. Vi invito a tutti gli isolani a continuare a mandarci i video delle vostre viste, è una maniera per sentirci tutti vicini. E per cercare di smorzare quest'aria triste che abbiamo sollevato, abbiamo chiamato un coglione, Pietro Tolomei. Benvenuto Pietro. Ciao ragazzi, non poteva esserci presentazione migliore. Grande presentazione. Come ci si sente essere il bersaglio facile di questa puntata? È stato un onore per me essere contattato da voi. La gente non lo sa, ma il messaggio di invito è stato: ciao Tolomei Luocco, ho contattato 30 persone, nessuno mi ha dato una mano, per cui domani alle 17 sei in diretta con noi. Sapevo quale sarebbe stato il mio ruolo. La ruota di scorta. Eri la ruota di scorta per oggi, ma in realtà abbiamo un'agenda fitta di ospiti. Nelle prossime puntate avremo Enzo Bruno, abbiamo Peppe Russo, il ragazzo che avete visto col cane nel video iniziale, e domenica, incrociamo le dita se la connessione internet lo accompagna, ci sarà Gino Lo Bianco. Rimanete sintonizzati. Olè. Mi arrivano dei messaggi WhatsApp, ho letto soltanto sminchiati, quindi immagino che parli di noi. Purtroppo però non posso leggere perché altrimenti chiudo questa telecamera. Quindi questo sminchiato dovrebbe mandarle su quindi, Facebook. Così lo leggiamo tutti insieme. Detto questo, se voi siete d'accordo, mandiamo la sigla. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. Чем гратися на санках кататися, боржано і воя бене на капіре, ти лаша вістіто. Pietro, ma tu l'hai vista la nostra sigla? Che te ne pare? L'ho vista dalla seconda puntata. Anche perché c'era soltanto dalla seconda puntata in poi. La prima non era ancora stata concepita. Volevo ringraziare pubblicamente Giuseppe perché ha occupato un'ora della mia giornata e in questi tempi è una cosa importantissima. E poi... Facciamo la babysitter in realtà. Poi prendiamo la 104 noi. Sono contento perché ieri c'era un grande ospite, non che oggi non ci sia. Ieri sentivo più il peso sulle spalle. Non c'è un grande ospite, c'è Pietro Tolomei. Frase così, tanto per dire. Però ieri mi sono preparato bene perché appunto sapevo che c'era Tiziano. Oggi invece non ho preparato nessuna canzone. Quando mi hai detto che c'era Pietro, ho detto vabbè, tanto peggio di me non puoi fare. Scusate, io devo essere onesto, nel mio cuore ci sarà sempre l'altro Corradengo dal punto di vista musicale, perché tu sei nato in quell'epoca dove c'era il grande. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Quando c'era lui le messe cominciavano in orario, io me lo ricordo, e anche finiva.
arrivano in orario. Vedo che arrivano i primi commenti. Claudio Alfano che scrive: Davide sei il numero uno. Elia Corrao scrive: bravo Davide Bacetto. Non so se Valerio vi ha detto che è nato il mio fan club a Kiev. Zero membri ancora. Quindi neanche Davide è suo fan. Zero fan in questo fan club. Ci sta. Un altro commento di Claudio Alfano: non capisco come mai frequenti gente come Tolomei. Tolomei, ti senti di rispondere a questa provocazione? Claudio, non perde occasione per manifestare tutta la stima e l'affetto che nei miei confronti. Tu non lo sai, non lo sanno neanche i nostri spettatori, è un gioco che va avanti sulle chat private. Ah, tu pensi che noi ti prendiamo per il culo per giocare? Io gli sento veramente. Nei commenti ci saluta anche Pino Rubino. Ciao Pino. Pino potrebbe essere un ottimo compagno di viaggio. Una piccola nota polemica: un amico mi ha indirizzato ad una diretta Facebook che riprendeva la Santa Messa svolta nella chiesa di Isola delle Femmine, e con mia sorpresa ho notato che non era presente solo il parroco durante la funzione. In quanti erano? Non so di preciso, c'era almeno una persona che leggeva la parola, certamente c'era anche qualcun altro. Una o due persone, penso sia una cosa così traumatica. Sai, siamo in un momento in cui non si può uscire se non per necessità estrema. Il fatto di recarsi in chiesa, per quanto ci sia un sentimento alle spalle, che la preghiera aiuta certamente in momenti come questo, suona un po' strano che la chiesa sia chiusa al pubblico, mentre in realtà dall'interno ci si riesca ad entrare. Vabbè. Se posso citare il signore Giuseppe Conte, quei due o tre che si riuniscono a pregare e stanno a distanza, fanno bene. A casa nessuno. Mia siamo cinque, c'è più rischio a casa mia che nella messa di Padre Calo. Ritiro il saluto a Pino Rubino perché ha scritto: scusate, ma Davide per forza deve cantare, quindi... Mi sei giocato l'ospitata, Pino. Pino Rubino intanto scrive: sono a vostra disposizione quando volete. Sembra quasi una provocazione. E poi ragazzi, fa perdere questa occasione. Grazie per aver ricordato della mia gloriosa carriera di organista parrocchiale, gli scrive Marco. Ma anch'io ho avuto l'onore di avere al mio cospetto grandi ministranti. Applauso. Dopo di te il nulla, Marco. Lo stupro continuo di quell'organo. Addirittura. Addirittura, addirittura. Continuo a leggere: recitate un eterno riposo, come ha fatto la D'Urso. Abbiamo già parlato, però possiamo riparlarne, perché ieri Davide aveva detto di aver firmato una petizione contro la D'Urso e si chiede lo stop dei suoi programmi. Questa petizione ha preso parte Lucio Presta, un agente. E di solito si presta alle petizioni. Salto Davide. È stato molto duro, non so se avete letto il suo intervento, lo trovate sui suoi social. In Cialdoni dice che non si spiega mai dei giornalisti seri come quelli di Video News si affidino a Barbara D'Urso. Non lo sappiamo, ne sa qualcosa in più Tolomei. Sull'episodio in sé c'è ben poco da dire. Squallido, oserei dire. Oltre al fatto che comunque è stato fatto in concomitanza con l'ospitata di Matteo Salvini, anche lui non è un personaggio che stimola particolarmente le mie simpatie. Riguardo a Matteo Salvini, la notizia che a me ha fatto maggiormente incazzare, scusate se lo dico, è più riferita all'appoggio ad Orban, il capo del governo ungherese, governo di estrema destra, il caos coronavirus, ne ha approfittato per votare a maggioranza, ovviamente ha in Parlamento, facendo chiudere il Parlamento ungherese, prendendo su di sé pieni poteri, tra i quali la censura sui giornalisti scomodi, minacciando 4-5 anni di carcere per chi diffonde fake news. Vabbè, ma anche in Italia sta succedendo, guarda. È tutta un'altra cosa. No, è peggio in Italia. Non credo proprio, Valerio. Intanto Orban fa parte del Partito Popolare Europeo, quindi estrema destra, non lo so. Secondo, in Italia è successo lo stesso, perché il Parlamento è stato chiuso senza aver chiesto l'opinione di nessuno. In Italia è stato chiuso, il Parlamento non ha lavorato, quindi una persona sola ha preso il potere, ha preso le decisioni senza consultare a nessuno. Questo credo che ci sia una differenza abissale. E me la spieghi, gentilmente. Sul fatto di voler ricondurre Orban all'interno del Partito Popolare Europeo, che così è, perché effettivamente ne fa parte, però voler sminuire la sua azione politica, io lo trovo aberrante che nel 2020 ancora ci siano governi e forze politiche che fondino il loro consenso sull'odio verso gli altri, sulla xenofobia, sull'odio verso gli omosessuali, ed è qualcosa che in Ungheria avviene, non possiamo nasconderlo. Ragazzi, fermi, c'è io vorrei fare la chiusa di questo discorso, se no si prolungherebbe troppo. Salvini si lamentava sulla chiusura del Parlamento, ma dobbiamo dire pure che durante l'anno c'era un 90% di assenteismo da parte sua. Questo è un altro discorso, questa è la responsabilità dei politici. Pensavo che Orban non fosse ungherese, ma fosse cieco.
greco. Dopo di questa io... Okay. Ah, certo. Punto era semplicemente il fatto che in Italia il leader del primo partito italiano, che ha più del 30%, è la leader del terzo barra quarto partito italiano, cioè la Meloni, che ormai è più o meno attestata al 15%. Dopo fatti gravi che si sono verificati in Ungheria, non hanno preso le distanze dal loro alleato storico, di tutt'altro alleato hanno... di chi? Perché in Europa non sono nello stesso partito. Come alleato di chi? La Meloni non sono nel Partito Popolare, sì, però, la Meloni non è nel Partito Popolare europeo. La Meloni anche nell'ultima convention che ha fatto. La cosa bella è che quando loro litigano io posso zittire i loro microfoni, voi vedete soltanto me, e loro continuano a litigare. Mi hanno sentito, si sono zittiti. E manderei un contributo, non so se sapete cosa sta succedendo nei supermercati, gustiamocelo. Siete pregati di venire, non dico una volta alla settimana, una volta ogni 6 giorni. C'è gente che viene ogni giorno, un rubatoio anno, e non va bene. C'è un collega, un messina positivo. Di usare le precauzioni, guanti e mascherine, capo, burattini, non ce n'è. A noi non ci tutela nessuno. I sacazzi in mascherina, signori. Io non posso tenere gli cavoli finiti in sacamordia. Evitiamo i cinere e fare sacamenata ogni noi in uno supermercato. Senza maddio, dico per dire mio figlio. Io vi che subito sopra questa casa ci non comincia, ok? Per sia chiaro, perché io già arrivavo. Massimo, una volta ogni 5 anni. Allora, se immagino ogni 15 giorni. Invece ogni giorno, 2 volte al giorno. Perché un esempio, io ho scontrini qua, un pacchi sacchetti, un pacchi soresini, insomma, 6 euro, chissà spesa mi ha chiamato. 7 euro, chissà mi ha chiamato spesa. 4,40 euro, ma siamo cuglione anno. Avete a fare la spesa? No, cuglione aria, bene del caffè. Di picchiare lo bacchino nel rialzo, picchiare, penso qui non la posso fare. Ti metti i gattoni, ma stiamo babbiando. Oh, stiamo babbiando. Me l'applauso, ti giuro. Non va bene, ragazzi. Non va bene. Cerchiamo di non scherzare di cose serie. Qua ci sono ragazzi che rischiano. Tutti buffonati che fanno una pochi immondizie. Che avendo un rubatoio, non va bene. Oh, buttano la miseria. Ma quanto cazzo sono belli i palermitani, ragazzi. Una categoria che dovrebbe essere tutelata dall'UNESCO. Sono una cosa incredibilmente fantastica. Pietro, cosa ne pensi di questo video? Non fa altro che riportarci a quella che è la realtà. È un malcostume, per fortuna non di tutti, però di tanti. Molti non hanno veramente ancora compreso la gravità della situazione e il possibile rischio che corriamo. Fortunatamente ancora qui non siamo a livelli di allerta massimi, ma questo comunque non ci deve consentire di abbassare la guardia. Per cui quello che lamentava, immagino fosse il responsabile del punto vendita, è qualcosa che vediamo anche se in maniera meno marcata anche qui da noi. C'è gente che effettivamente va al supermercato per 2, 3, 4, 5 euro di spesa, va una volta al giorno. Come diremmo noi, soltanto per sbariare, sì. Cioè, per nesci di rincia. Praticamente è quello. Io invece vorrei parlare della categoria dei commercianti che ormai sono esasperati da queste lunghe file che li impegnano dalla mattina alla sera, non hanno un minuto di pausa. Tra l'altro ieri vedevo un video di una lita all'interno di un supermercato, credo che ormai sia, appunto, come dicevo, l'esasperazione di questa situazione. Non è ancora stato detto abbastanza, ma oltre agli eroi che ci sono in corsia in questo momento a combattere il virus, ci sono quelli che nelle corsie dei supermercati, come diceva Davide, si fanno il culo per darci da mangiare. A noi c'è stato dato il privilegio di poter rimanere a casa, loro devono lavorare il doppio praticamente, è vero Valerio? Sì, ma infatti secondo me anche questa gente che è molto a rischio, questa gente che tocca il resto, che tocca i carrelli, il materiale che noi compriamo, che lo toccano miliardi di persone, sono molto a rischio. Quindi secondo me, visto che non c'è un'emergenza alimentare, le cose da mangiare ci sono, anche questi meriterebbero un giorno di chiusura, anche perché picciotti si può stare pure 10 giorni senza fare la spesa. Inutile che ogni giorno scendiamo per farci la passeggiata e andare al supermercato. Questa gente dovrebbe chiudere anche la domenica un giorno. In Sicilia succede, basterebbe fare la spesa una volta ogni 10 giorni e organizzare la settimana, si eviterebbe tutto ciò. Come diceva appunto il proprietario del supermercato, cioè invece di andare ogni giorno, fate la spesa una volta ogni 10 giorni e si risolve il problema. Vabbè, Davide, siccome non siamo abituati a vederti intellettuale, ce la sono una canzone, per questo ti abbiamo chiamato. Il tuo ruolo non è fare l'intellettuale, non è che adesso che c'è sto cappellino. E allora c'ho qui davanti una bellissima canzone di Rino Gaetano. Come mai l'hai scelta? Perché gliel'hai detto tu. Scusate, che sbadato. Ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire.
ti soffia sul cuore, ti ruba l'amore, a mano si scioglie nel pianto, quel dolce sbiadito dal tempo, di quando vivevi con me in una stanza, non c'erano soldi, ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato ti sembra più assurdo di quando la notte è sempre più vera, e non come adesso il sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, o nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, o crescere un fiore da questo mio amore per te. Vorrei fare un grande applauso, non a Corradengo, bravissimo, ma a Rino Gaetano, che ha scritto delle canzoni talmente potenti da essere decenti suonate anche da Davide. Grazie Rino. Grazie Rino, grande uomo del sud. Chissà come avrebbe vissuto lui i giorni di quarantena. Suonando la chitarra in streaming. Quindi Corradengo potrebbe essere un moderno Rino Gaetano. Potrebbe, ma invece purtroppo non lo è. Rino Gaetano del Baio. Pino Rubino lo scrive: perché quando canta Davide gli ascolti aumentano? L'abbiamo chiamato solo per quello noi. Gli ascolti aumentano anche quando commenta Pino Rubino, diglielo. Salgono gli ascolti e cadono i governi quando commenta Pino Rubino. Proviamo a fare un quiz. Ne abbiamo parlato soltanto io e Valerio, ma non abbiamo detto niente a Corradengo e né a Pietro, perché loro saranno i concorrenti di questo show. Quiz a sorpresa. Questo quiz si chiama Chi vuole essere isolano? Non avevo il tempo di fare la sigletta, ve l'ho cantata. Giuseppe, vuoi spiegare come rispondere? Il pulsante è molto importante in questo caso. Il pulsante funziona soltanto se fate rumore. Dovete sbattere il vostro palmo sulla vostra fronte. Se non si sente il rumore, non vi diamo la parola. Mi piacerebbe essere accanto a te e usarti come tasto. E invece purtroppo dovrò aspettare te questo privilegio. Cambio tasto io. Devi fare così. Oh, non ce l'ho. Fermiamoci tutti un attimo. C'è soltanto Davide. Non possiamo perdere tempo. Dai. La produzione non aveva budget per comprare una pulsantiera e quindi abbiamo questo. Valerio, trasformati in presentatore. Io vorrei sapere da voi cosa è a Punta Filippina. Prima io. Davide. Prima io, sono andato a vedere la mare. Punta Filippina è quella zona del paese che si trova tra l'ex macello e il distributore di benzina da Mario, quindi è quell'angolo. La possiamo accettare come risposta. Bravissimo. Gliela diamo per buona. 1-0. All'ingresso del paese lato Sfera Cavallo, potevi chiudere. Bravissimo. Vai con la seconda domanda. Molto difficile. Qual è Asciata Nuova? Allora, Asciata Nuova credo l'attuale via Falcone, sbaglio. Ha sbagliato. Davide, adesso puoi provare a rispondere tu. Prova a rispondere. La strada nuova è quella che costeggia la spiaggia. No. Farei la terza domanda. Vediamo se nel frattempo qualcuno commenta. Diteci se sapete qual è la strada nuova. Quindi terza domanda. Mano sul pulsante. Com'è un passaggio? Il punto che distanzia l'isolotto dalla terraferma. Faccio lo spareggio. Valerio, ti fermo un attimo perché nei commenti arriva la risposta esatta. Gino Lo Bianco, essendo un paesano doc, ha indovinato. Via Romeo è la strada nuova. Grande Gino. Se qualcuno di voi sa come mai, ce lo scriva sempre nei commenti. Io me ne vergogno, ma non ci è arrivato. Oh, spareggio! Ascolta. Spareggio! Regione, ma te l'avevi preparata la domanda dello spareggio? Quando non mi ascoltano metto la mia camera, Valerio. Non ti sta sentendo nessuno. Vedi, adesso si sono zittiti. Dicevo, Gino Lo Bianco, il quale sarà nostro ospite, se tutto va bene, e la connessione lo accompagna domenica. Adesso, Valerio, hai la parola e puoi fare la domanda. Vai. Allora, la domanda per chi ha visto la puntata sulle anciurie sarà semplice. Quale famiglia si identifica con l'anciuria Luccariedde? Vai, dalla puntata scorsa mi era sembrato di capire che la famiglia Aiello avesse a che fare con questo, esatta, con questo nome. Giusto? La risposta esatta. Bravo. Vince la prima edizione. Chi vuole essere isolano? Tolomei. La cosa interessante però non è che Tolomei ha vinto, ma che Corradengo ha perso. Avendo Corradengo perso, bisognerebbe fargli fare una penitenza. Togliere il cappello. Quella è la penitenza. Il cappello, Davide.
L'ho pagato. Io volevo leggere un commento che mi ha mandato mia cugina dalla provincia di Asti, e scrive che anche lì tutti vanno ogni giorno al supermercato, anzi addirittura alcuni hanno organizzato feste in casa, ma anche lì c'è un po' di menefreghismo. Grazie nel senso di responsabilità. Io vorrei ricordare ai nostri spettatori che possono rivedere le puntate anche on demand. Quest'ora effettivamente è pesante da seguire tutte insieme, però poi io la notte mi metto a tagliarla e la faccio diventare più corta, che potete andare avanti e indietro e vedere soltanto la parte che vi interessa e vivete il sogno, come si dice dalle nostre parti. Valerio, aggiungere qualcosa? Perché si chiama Sala Nuova? Va. Da quello che so e che mi hanno detto le persone più anziane, si chiamava Sala Nuova perché è stata la prima strada di Isola ad essere asfaltata. Attenzione, la sapevo ma non me la ricordavo. Più persone mi hanno detto questa cosa. Mentre aspettiamo che qualcuno ci confermi o meno questa situazione nei commenti, io manderei un altro contributo. Ce lo manda il nostro corrispondente dalla Milano che conta, che non sono io. La Milano che conta City Life, un certo Fedez che ha fatto un video esclusivo per noi. Ce lo gustiamo. Giorno non mi ricordo di quarantena, oggi faccio io colazione. Ho preso un Kinder Fetta al latte, un Kinder Pinguì, un tegolino. Ragazzi, per voi Kinder Fettinguino. Com'è? Buonissimo. Vero? È buono, eh? Non mi sembra esaltatissimo da Kinder Fettinguino. Molto buono questo piatto, però non batterà mai il Kinder Fettinguino. Seguitemi per altre ricette, amici. Eccoci. Allora, ragazzi, che ne pensate di questo nuovo prodigio della cucina? Diciamo che in quarantena la fantasia si apre. Perché ormai sono diventati tutti chef. Prima cucinava soltanto Corradengo, adesso invece cucinano tutti. Davide, tu cosa hai cucinato di buono in questi giorni di quarantena? Da ieri ho fatto la pasta fresca. Non l'avevo fatto mai. Non è che ci voglia tutta questa scienza, però, come dicevi tu, ci stiamo tutti adoperando a diventare pasticceri, cuochi. Anche perché, non essendoci niente da fare, è giusto che ognuno occupi la giornata come creda, e quindi che cucini. Okay. Infatti, ieri parlavo con un'amica e dicevamo che a fine quarantena ci saranno avvocati per le separazioni, psicologi per chi uscì da fatto e i dietologi, perché un sacco di persone secondo me avranno preso almeno 20-30 kg. E la cosa è fantastica è che tu andrai da tutte e tre queste categorie, che diventerai obeso. No, escludo il dietologo, non do importanza all'aspetto fisico, quindi escludo il dietologo. L'avvocato ce l'ho in casa, però, e risparmio. Ah, perché sei sposato tu, devi divorziare. Divorzia da se stesso perché si fa schifo da solo. Valerio, invece tu hai preparato qualcosa di buono in questi giorni da mangiare? Non si mangia molta pasta, è da me. Però si mangia il grano saraceno. In russo ucraino si dice grechka. E quindi ho fatto una bella scorta di grechka. E ogni giorno praticamente è la base di quello che cucini. Quindi poi tu fai qualche cosa da mangiare con la grechka. Quindi ho il pollo, la quindi questo è l'alimento base. La stessa domanda che ho fatto a tutti, ovviamente dobbiamo farla anche all'irreprensibile Tolomei. In realtà potevi benissimo evitare di farmela perché non ho cucinato nulla. Sai che l'avevo sospettato. Pancia è presenza. Ripeti, in ucraino è la cosa che mi riesce meglio. Io volevo tentare di fare un collegamento. Avete notato che sono 18.05. E cosa succede alle 18.05 Isola delle Femmine? Inizia la messa. Abbiamo un collegamento, qualcuno che ci sta facendo concorrenza in questo momento, ragazzi. Se siete lì, venite qui. Non guardate quel programma, guardate il nostro che è molto più interessante. Lascia stare che quello diciamo, a sponsor. Anche noi abbiamo gli sponsor comunque. Abbiamo Pititto. Oh mio Dio. E Forniture di Piazza, che mi ha promesso una mascherina per tutto il periodo della durata della quarantena. È giusto, giusto. Ma fammi vedere meglio. Aspetta che ti do la camera principale, anche se il locale Pititto è di mio fratello. Non sapevo che avesse in mente di fare questa cosa. In qualche modo dovevo far fruttare questa ospitata. Devo guadagnare un hamburger, quindi sponsorizzo. Perché lo ripetiamo, da noi gli ospiti vengono. E poi la mascherina che Paolo mi darà domani. E poi abbiamo Forniture Piazza. Andiamo i fratelli Piazza a partecipare a una delle future puntate. Potrebbe essere molto interessante parlare con loro, no ragazzi? Soprattutto sì. Con Paolo, sì. Interessante. Per cosa? Piero è diventato da poco papà. No, ma infatti saluto il mio amico Piero Piazza. E Luisa. Vi fa
facci gli auguri. Il piccolo Giuseppe. Al piccolo Giuseppe, un nuovo isolano, che come migliori isolani si chiama appunto Giuseppe. Fate gli auguri al nostro caro amico Marco Micali. Ah, auguri Marco. Auguri a Marco. Auguri Marco. Auguri. Auguro di non essere mai invitato a questa trasmissione. Ma difficile auguri. Che non avverrà. È un ottimo. Prendevo tempo per preparare il prossimo contributo, che è l'ultimo. Abbiamo parlato la puntata precedente dell'incuria di mio nonno, ma non abbiamo parlato di un parente comune che abbiamo io e Pietro. Mio nonno, che adesso non c'è più, Piccino Urrusso. E avevo fatto per lui di recente un video. Pietro, prima che lo mando, tu sai perché lo chiamavano il rosso? Presumo fosse dovuto al colore della carnagione, abbastanza accesa. Era proprio quello. Sì. Quindi, chi ha conosciuto mio nonno sa che era uno che se buttava ciriviedo, però si faceva voler bene. Alla mia era, però. Però si faceva voler bene. Ho fatto questo ricordo. Ovviamente il protagonista del video si chiama Turiddu. Tutto il background culturale è inventato, ma mi sono ispirato a lui. Guardiamocelo. Algeri, 16 marzo 1953. Ciao Concetta, sono Turiddu, Gambino, il figlio d'Agostino Bombolaro, tuo marito sposato adorato. Scusa se questa mia ti arriva così tardamente, che è più di 3 mesi che non ti vedo e scrivo, ma siamo stati a navigare nottetempo e giorno pure. Ho riuscito a farmi aiutare per la lettera da Mastro Brasi, pescatore trapanese che fa sali e scendi dalle navi grosse, come quella dove sono io a lavorare nottetempo e giorno pure. Lui è allettrato fino alla quinta elementare e il fratello di sua moglie, che è nera perché vivono qua nell'Africa, fa il postino e mi ha dato il francobollo postale per farti arrivare questa mia a te, e te l'ha pure spedita per me. Noi imbarcati non abbiamo tanto tempo per le cose di cuore, ma certi momenti che penso alle tue carezze mi escono le lacrime, perché mi manchi nell'assai. Ti vorrei dare tanti baci innamorati, soprattutto quando di notte dall'oblò della mia cabina vedo le stelle e il mare, e certe volte nottetempo pure la luna. Non sempre però, perché la luna va e viene, ma invece però il mio volerti bene c'è tutti i giorni, come il sole che anche se c'è nuvoloso, se piove c'è sempre, pure se di dietro. Non ci piace la solitudine a noi marinai, ma ci dobbiamo combattere per portare il pane a tavola della famiglia. Certe volte pure la carne e il formaggio, e il vino se festa. Quando mi sento troppo solo guardo la tua fotografia, che sei un fiore raro bellissimo per me. Peccato che sia un poco strappata in un lato, ma si vede ancora un pezzo di bocca che ride e gli occhi pieni di gioia. Poi quando torno me ne dai una più nuova, che questa mi si è strappata, porca miseria. Come stanno Francesca e Michele? Ci vanno a scuola o vogliono rimanere ignoranti come il padre, che per farli mangiare deve andarsene via di casa per tanto tempo? Gli dici da parte mia che anche se non ci sono per dargli abbracci e sculaccioni, li voglio bene assai pure a loro? E dagli 2 schiaffi da parte mia, soprattutto a Michele, che è troppo vivace e viscolo. Lo so che è vergognoso scrivere queste vastasarie, ma io voglio fare ancora tanti figli con te, tutti quelli che il Signore ci vuole mandare, perché questi 2 che ci abbiamo ci hanno tutti il tuo sorridere. Mi vuoi bene ancora, giusto? Perché io te ne voglio più della mia stessa vita e penso che m'ammazzo se non ti posso rincontrare. Se il mare mi mangia e Dio mi prende senza che ti tocco ancora i capelli neri belli che c'hai, mi arrabbio e bestemmio Gesù, che per ora però lo prego, perché voglio che ti fa stare bene e che non ti fa mancare niente. Se ti servono soldi chiedili a mio cugino Orazio, che ancora mi deve dare 300 lire che gli ho prestato quando c'era ancora la guerra. Te la ricordi la guerra? Che io ero partito e non ci siamo visti per 2 lunghissimi anni. Io avevo detto al Signore che se mi faceva tornare vivo, io ti sposavo. E hai visto che poi ci siamo sposati? Che bella che eri quel giorno. Ma pure ora sei bella. Ma quando eri vestita di bianco eri la sposa più bella del mondo. Sono passati assai anni che ci siamo sposati e siamo stati bene, perché non ci è mancato mai niente. Mia madre buonanima diceva sempre che l'importante è la salute. Infatti a noi ci è mancato il pane, la casa, il lavoro, ma ci avevamo il nostro amore ed eravamo i più ricchi di tutto il mondo. Dimmi che sei ancora un po' innamorata di me e ci compriamo un castello, una bella barca e anche un aereo, di quelli veloci, così posso venire ad abbracciarti tutte le volte che vogliamo. Aspettami che tra un poco più di un mese sono di nuovo a casa con te e con i bambini. Io conto i giorni, tu contali pure, che visto che non abbiamo studiato matematica ci sembrano a tutti e 2 di meno. Scusa se sono sfacciato, ma ti amo di tanto amore. Tuo Turiddu adorato. E eccoci, mi fa sempre un certo effetto rivederlo, più che altro perché con quella canottiera sono inguardabile.
Bravo, è un bel video, un bel vorrei video. Scrivere però un commento a Tolomei che condivide questa parentela con Pitrino, con me. Con lo Zupituzzo, sì, chiamato Pitrino, così affettuosamente Pitruzzo, da mia nonna, anche sorella di tuo nonno. E io di tuo nonno conosco un aneddoto, risale alla Seconda Guerra Mondiale addirittura, i primi anni 40, riguardo l'affondamento che vi fu del piroscafo Loreto. Era appunto una nave che proveniva, se non sbaglio, da Tripoli e doveva sbarcare a Palermo. Al suo interno aveva, oltre all'equipaggio, 350 prigionieri indiani. Mentre navigavano ed erano più o meno di fronte alle coste d'isola, furono affondati da un sommergibile britannico, colpiti ed affondati. E in quel momento lì la marineria di isola, tutti i pescatori di isola, o comunque quelli che erano in quel momento lì in paese, gente che non aveva ancora compiuto i 18 anni o gente comunque in avanti con l'età. Mio nonno aveva compiuto maggiore età o era più piccolo? Immagino avesse 14-15 anni ai tempi. E mia nonna mi raccontò che tra i pescatori che andarono lì a soccorrere questi naufraghi era appunto anche tuo nonno. E è stato uno dei tanti isolani che sono accorsi e hanno salvato centinaia di persone da morte certa. È una bella storia che spero un giorno di poterci fare, fino che non guarderà nessuno. Detto questo, non so se avete visto il video con cui abbiamo aperto la puntata, è stato fatto da voi. Vi vogliamo chiedere ancora una volta di mandarci i vostri video. Questa volta però vorremmo che ci mandaste dei tramonti che avete ripreso a Isola, così ci guardiamo una bella tramontata tutti insieme. Che ne pensi di questa idea, Valerio? Non uscite per fare i video al tramonto, video che già avete nella memoria dei vostri talenti. Oppure per chi è fortunato e abita di fronte al mare. Se c'è qualcuno che abita di fronte al mare e ci fa un video del tramonto, sarebbe veramente il sogno. Come tutte le cose belle, anche questa puntata volge al termine, però purtroppo noi la concludiamo con Davide Corradengo. Cosa ci suoni, Davide? Suoniamo una canzone di speranza, ma il cielo è sempre più blu. Si contrappone alle chiuscure mezzanotte un po' fare, invece no, il cielo è sempre più blu. Nonostante siamo partiti con quel video triste, vi lasciamo con un messaggio di speranza. Alzate gli occhi al cielo, rendetevi conto che il cielo è sempre più blu. Chi vive in baracca, chi sotto il salario, chi ama l'amore, e i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira il bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Un finale tragico, grandissimo arricciamento di carte. Ringrazio tutti gli isolani che in questo momento ci stanno seguendo, anche i non isolani. Invito, se vorrete, a seguirci domani. Voglio ringraziare quello scimunito di Pietro Tolomei, che comunque devo dire che ha fatto figura oggi, no? Sì, ha fatto la sua porca Pietro figura, no? Nonostante tutto, è stato un piacere per me, vero? Grazie per quello che fate, perché comunque ci date, come diceva Davide poc'anzi, motivo di svago. Arriva l'ultimo commento di Tony Cataldo, che scrive: ma la quarantena non bastava come punizione. E su questa frase, ragazzi, ringrazio i miei compagni di viaggio. Valerio, un compagno di viaggio fisso, e Davide Corradengo, un compagno di viaggio fissa. E vi do appuntamento domani. Isolani nel mondo al tempo del coronavirus. Ciao.